Ciao e bentrovati. Oggi preparo con della pasta di zucchero che ho colorato qua di verde e questa l'ho preparata di un giallo. Preparo qualche fiorellino, qualche fogliolina e qualche strisciolina lunga che mi servirà per creare delle piccole caffettiere, brocchette, insomma, perché voglio preparare i belli gelatos, dei dolcetti di mandorla, proprio carini carini. Quindi iniziamo subito con questi due pezzetti di pasta di zucchero colorata. I colori si possono scegliere in base a come ci piacciono, quindi facciamo proprio dei pezzetti piccoli piccoli per creare la fogliolina. Allunghiamo un pezzetto di pasta così a forma di goccia e andiamo a schiacciarla. La schiacciamo, la riportiamo sul tappettino e andiamo a fare delle righine per creare proprio la fogliolina. La riprendo in mano, la vado a modellare un pochino. È una fogliolina, è pronta. Queste foglioline dopo dovranno asciugare all'aria prima di essere utilizzate. Adesso preparo delle striscioline lunghe e sottilissime. Taglio e vado a creare delle piccole C. E poi preparo delle S. Questi sono gli ingredienti per creare i nostri belli gelatos. Prepariamo l'impasto di mandorle con 300 g di farina di mandorle, una bustina di vanillina, la scorza grattugiata di un limone, possibilmente biologico, un bicchiere d'acqua, 50 g di acqua fior d'arancio e 250 g di zucchero semolato. In una pentola
antiaderente verso lo zucchero, il bicchiere d'acqua e i 50 g di acqua fior d'arancio. Porto tutto sul fuoco, lascio bollire e preparo uno sciroppo che deve addensarsi leggermente. Quando al tocco con le dita farà il filo, sarà pronto. Sul fornello faccio cuocere questo sciroppo, quando prenderà a bollire lo lasceremo cuocere ancora qualche minuto e poi faremo la prova prelevandone una piccola quantità, e se fra le dita lo sciroppo fila vuol dire che sarà pronto. Quando lo sciroppo è da 4-5 minuti che bolle, vado a prelevarne una piccola quantità e vediamo che fila. A questo punto, tenendo la fiamma al minimo, vado a versarvi dentro il limone, la scorza di limone, do una bella mescolata e vado ad aggiungere anche le mandorle. E infine anche la vanillina, e mescolo per bene fino a quando avrò creato una bella palla che sarà bella compatta e non si attaccherà più alle pareti della pentola. Le mandorle, la farina di mandorle dovrà assorbire completamente il liquido. Dopo qualche minuto il nostro impasto di mandorle è più asciutto. A questo punto lo possiamo spegnere e poi lo trasferisco nella ciotola dove andrò a coprirlo per bene e lasciarlo raffreddare un pochino. Ho coperto l'impasto con un foglio di pellicola, lo lasciamo raffreddare un pochino affinché si riesca a maneggiarlo con le mani, che non sia troppo bollente. Quando l'impasto è ancora caldo ma non più bollente, vado a prendere delle piccole porzioni come quando prepariamo i guelfus. Ho qua una ciotolina con dell'acqua, in modo che l'impasto non mi si attacchi alle mani. Possiamo usare anche del liquore tipo sambuca o il liquore che ci piace di più, limoncello. Io preferisco usare dell'acqua. Vado a realizzare delle palline tutte uguali. Quando le palline si sono raffreddate completamente e solidificate un pochino, vado a prendere della pasta di zucchero che ho preparato io. E in alternativa adesso abbiamo la comodità della pasta di zucchero che si va a comprare nei negozi specializzati, si trova anche al supermercato oggigiorno. In alternativa ancora si può prepararla in casa come questa, e la ricetta la trovate qua nel mio canale. Ho preso un pezzetto di pasta di zucchero e la vado prima ad arrotondare, dopodiché la vado ad appiattire il più possibile. Questa pasta di zucchero servirà come involucro della pallina di mandorle. Vado a ricoprire la pallina di mandorle facendo attenzione a non rompere la pasta di zucchero. Vado a risistemare in una forma bella sferica. Se rimane qualche imperfezione la lasciamo al di sotto. Prendo dei pirottini di carta, quelli più piccoli, e vado ad appoggiarci sulla mia pallina di mandorle e inizio a modellare.
e andiamo un po' a fantasia con i modelli. Io voglio creare una piccola caffettiera, brocca. Prendo i fiorellini che ho creato, qua ne ho degli altri che avevo preparato precedentemente e li avevo fatti asciugare, e vado a iniziare a decorare la mia brocca caffettiera, chiamiamola un po' come ci pare. Ed eccola qua. I belli jedus sono pronti e sono veramente belli jedus. A me piacciono veramente tantissimo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Mi raccomando, condividete tantissimo con i vostri amici, così mi aiuterete a far crescere questo canale. Sotto, come sempre, in descrizione lascerò tutti gli ingredienti per poter realizzare a casa questi dolcetti unici e favolosi.